Dimmi perché ci siamo dovuti vestire così. Questo è il giorno più bello del mondo. Guarda che bei costumi che abbiamo. Sono troppo felice. Ancora non è carnevale, hai capito? Non è che dobbiamo andare in giro a arrestare la gente. Tu cosa saresti? Scusa, un uomo in pigiama? No, non sono un uomo in pigiama, ma sono un... Cosa? Hai il numerino, no? Quindi hai partecipato a un talent show. Ma che talent show, Ninna? Ma cosa dici? Mi sono vestito in questo modo perché oggi voglio proporti una sfida. Giocheremo a guardie e ladri in casa. E perché sei vestito da carcerato, scusa? E poi io dovrei mettermi questa cosa in testa, mi sono lavata oggi i capelli. Avrei dovuto prendere un costume da ladro, lo so. Però ho pensato che tanto tu sarai sicuramente una poliziotta bravissima e io finirò dritto in galera. E scusa, dimmi una cosa, cosa dovresti fare per finire in galera? Beh, per finire in galera io devo rubare questo, il fantastico bracciale di diamante e l'anello più raro del mondo. Queste cose sono mie. Esatto, infatti avrai il compito di difenderle. Tu sarai la guardia dei diamanti e non devi permettere all'altro Matti di fartele rubare. Ora però basta per te, ecco. Dimmi, dai, sbrigati. Tecnicamente l'hai già rubate mettendole qua sotto senza che io lo sapessi. Ci vediamo dopo. Oh, perfetto. Il mio obiettivo deve essere quello di rubare il gioiello al poliziotto Ninna. Il mio obiettivo è quello di far distrarre Ninna, che sicuramente sarà molto ma molto concentrata. Shh, andiamo a dare un'occhiata. Ed infatti eccola lì, guardatela, fa la guardia e ha anche le manette in mano. E lì sul tavolo, che cosa sta facendo? Comunque vabbè, dicevo, lì sul tavolo c'è il gioiello che mi serve. Solo che lei non sarà affatto semplice, non perde mai di vista il gioiello. Andiamo via per ora, prima che ci veda. Come far distrarre Nino? Come far distrarre Ninna? Beh, non è affatto semplice. Lei è sempre una molto ma molto concentrata. Ma potrei avere la soluzione proprio su questo letto. Piadina? Piadina, mi senti? Piadina? Ma perché dorme sempre quando mi serve? Cavolo, 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 sono un ladro geniale! Sono un ladro geniale! Se io faccio andare la mia... come la possiamo chiamare? Gli serve un nome in codice. La pecorella! Sì, se noi facciamo andare la pecorella per il corridoio, Ninna si accorgerà di lei e andrà ad accarezzarle e farà... E in genere ci sta più di 10 minuti ad accarezzarla. E mentre lei accarezza Piadina, voi sapete già cosa andrò a fare io. Ok, è il momento di entrare in azione. Vai Piadina, è il tuo momento. Ce la devi fare, mi raccomando. Fatti vedere da Ninna. Vai, vai. Ok, brava, ok, perfetto, perfetto, perfetto. Piadina. Ok, Ninna ha visto Piadina. Ninna l'ha vista, guardate. Ma sei venuta qua al salotto? Chi ti ha portato? Credere, eccoli qui. Oggi devo guardare dei diamanti che mi hanno commissionato. Guarda tutto. E cosa ci fai lì? Oh oh, niente, guarda che bella Piadina. Guarda che bella Piadina. Tu hai usato la mia Piadina come diversivo. Come ti permetti? Tu sei un ladro. Ma non ti farò rubare i gioielli, hai capito? Vattene. Oppure ti metto le mani. No, 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 scusa, ciao, ciao. Alla grande. Credo di aver sottovalutato il problema. Oh sì, se ho sottovalutato il problema, devo pensare a qualcosa di più intelligente. E penso di avere la soluzione. Mi raccomando, aiutatemi a rubare il gioiello lasciando un bel mi piace. Più like lascerete a questo video e più il ladro Matti riuscirà a fare una fuga da maestro. Va bene macchinina, confido in te. Fai quello che devi fare. Ok, ci siamo. Mi raccomando, prendi la massima velocità. Vai, vai, super veloce, super veloce, super veloce. Che cavolo è questo? Aia. Sì, ha funzionato, ha funzionato, non ci credo. Aia Piadina, guarda, quella cosa mi è venuta addosso, mi è storto tutta la caviglia. Ma non ti rendi conto, mi ha fatto male.
Non lo so proprio. Perdere questo lavoro è troppo importante per me. Guardate come mi sta bene in questo cappellino. Sento il suo fiuto che viene dal di là. L'ho proprio visto entrare lì. E in più qua c'è la prova del mio infortunio alla caviglia. Non la scampi con me, hai capito? Io sono come un cane, ti troverò. E sai come chiamano in prigione quelli che si nascondono? Nemmeno io lo so, ma so che ti troverò. E so che questa è la strada giusta. Vedo proprio che questa sia la strada giusta! Che cosa hai da dire a tua discolpa? Anzi no! Non puoi parlare perché tutte le parole che dirai saranno usate contro di te in tribunale. Quindi sei zitto, per favore, mettiti le manette e vieni con me. No, non me le metto io! Me le metto io! Ecco qua! Bene! Fai piano, Ninna! Sì, faccio piano, ladro che non sei altro! Io mi fai male. E ridami i miei gioielli, che sennò dammi l'anello. No, dammi l'anello. Non ce l'ho. Dammi subito l'anello, sennò mi licenziano al lavoro. Non posso perdere il mio posto. Uffa, mi hai arrestato. C'è da dire che tu sei riuscito a rubare i gioielli, però io ti ho preso, quindi siamo pari, no? Sì, siamo pari. Signorina ladra, ha capito proprio bene. Ora i ruoli si sono invertiti e sono io il poliziotto. Sì, ma io ho avuto la spilla di miglior poliziotta del mondo, quindi è inutile che fai il figo. Lo scopriremo, perché oggi avrò da custodire uno dei miei oggetti più importanti. Uno degli oggetti a cui tengo di più, la mia PS5, proprio lei che amo tanto. E devi sapere che sarò disposto a fare qualsiasi cosa pur di difenderla. Ah sì? La difenderai? E cosa fai se io faccio così e scappo? Ehi, stai ferma, non è ancora iniziato il gioco. Devi sapere che non riuscirai ad avvicinarti neanche una volta, perché io la custodirò al massimo. Non ce n'è bisogno di quello. La custodirò al massimo. Che parole inutili. Si sa che io sono più brava sia a fare la poliziotta che a fare la ladra. Insomma, io non ho mai rubato niente, però penso di essere più brava di Marti in qualsiasi caso. E poi, come sapete, io ho già fatto la poliziotta, quindi so cosa pensano e cosa fanno quando vedono un ladro. E quindi posso facilmente raggirare le regole così. Chiarina, io e te siamo amiche, ok? Quando io finisco in prigione, tu finisci in prigione. Quando io non vado in prigione, tu non vai in prigione. Però devi aiutarmi a rubare la PS5, se no, insomma, io non vengo in prigione con te. In realtà ancora non ho nessuna strategia e questa cosa mi preoccupa un po'. Però ho letto in molti libri che la prima strategia da utilizzare contro un poliziotto è l'acqua. Esatto, i poliziotti hanno paura dell'acqua perché si sa, con l'acqua si fa esplodere tutto. Cioè, in realtà no. Però vabbè, insomma, hanno paura dell'acqua. Sapete perché? Perché grazie all'acqua io posso confonderli. E infatti, guardate lì Matti, che sta osservando la sua PS5. Guardatelo, è già confuso da solo, mi sembra. Però io ora lo confonderò un po' di più. Ehi Matti, le volevo chiedere una cosa in quanto lei è un poliziotto. Che cosa sta facendo? Matti? Mi dica! Lei sa qual è l'arma più pericolosa al mondo? Io so che l'arma più pericolosa al mondo è l'illegalità! L'illegalità non è un'arma! Lei lo sa qual è l'arma? Io non lo so, allora! Allora glielo dico io! Cosa? L'acqua! Ma che... Mi scusi! Mi scusi! Cosa ha provato a fare? Ha usato uno spruzzino d'acqua? Che lo faccio... Me lo sono spruzzato negli occhi! Meno male che non era spray al peperoncino. Beh, dopo che se l'ha spruzzato anche da solo negli occhi, posso dire una cosa prima che me lo spruzzami in faccia? Cosa? Io ho fatto questa cosa perché lei puzzava un pochino e si sa che i poliziotti non devono puzzare. Ora me ne vado, non volevo assolutamente... Sì, mamma mia!
Sì, me ne vado. Ho detto che non volevo rubare la PS5, assolutamente no. Ok, prima strategia fallita. Direi che se fallisce anche la seconda ci vado da sola in prigione, non mi ci porta Matti. Però, grazie al cielo, dalla mia parte ho una cosa bellissima. Ovvero, è il microfono magico. Devo dire che con questa strategia mi sento alquanto sicura. Quindi sicuramente riuscirò a rubare la PS5 senza problemi. Però, dovrò essere brava a cantare una canzone. Quindi, ho deciso che devo scaldare la mia voce. Matti non ha più scampo. Eccolo lì, che cammina come un soldatino. Sembra che gli hanno messo le pile e gli hanno detto di fare avanti e indietro. Guardatelo. Praticamente potrei rubare la PS5 senza che lui se ne accorga, perché è talmente intento a fare questa marcia che io sono qua davanti. Matti? Sì? Ti devo dire una cosa. Cosa? Lascialo. Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Togli quel microfono. Togli subito quel microfono. Non ascolterà niente. Lascialo. Se ne vada subito via. Ha provato ad ipnotizzarmi con il nostro microfono. Fuga! Nemmeno questa strategia è funzionata. Ma io come ho fatto a rubarla? Io non posso rubare le cose, perché io in realtà non sono una ladra, io sono solo Nina. Ok, mi sono stufata. Ho l'ultima strategia. Non è che un ladro può rubare 5 volte le cose e non riuscirci mai. Quindi l'ultima strategia si chiama prendi e fuga. Semplicissima, prenderò la PS5 davanti ai suoi occhi e correrò più veloce di lui fino ad arrivare in un posto sicuro, la camera da letto, dove ci sarà il mio avvocato a difendermi. Perfetto, all'attacco. Matti! Matti, ti vorrei aprire una porta, io me la prendo. Io l'ho arrestata. Ma che non riuscivo a rubare. Allora ho provato la mia strategia. Si chiama prendi e fuga. Ti lavo il mio avvocato se vogliamo parlarne. Così insomma mi libera, eh? Lei sta facendo la spiritosa con me? Sappi che non hai manco rubato la PS5. Ciò significa che sei il ladro peggiore del mondo. E la sfida l'ho vinta io. Sono il miglior poliziotto della storia, ammettetelo. Non ci posso credere, ha provato a rubarmela solamente scappando. Cioè, ma vi rendete conto poi quello spray con l'acqua? Ah, Nina, sei proprio una fra. Al ladro! Al ladro! No!